In una bella giornata di sole, il parco acquedotto di Strada Cassano a Novi Ligure ha accolto l'arrivo dei tantissimi partecipanti che hanno animato la festa nel parco, svoltasi nell'ambito della 22esima Festa dell'Acqua e dell'Ambiente e della Solidarietà. Organizzata dal gruppo Arcos, la giornata vede protagoniste ogni anno associazioni sportive di volontariato del territorio, che portano a conoscenza dei cittadini le loro molteplici attività in campo sociale, sportivo e didattico. Dopo le iniziative del mese di maggio, particolarmente a tema ambientale, come il progetto Dai rifiuti nasce un'idea, il Friday for Future al parco, il concorso per la tutela dell'acqua potabile come risorsa, diritto e bene comune e altre legate all'educazione stradale, alle pratiche di protezione civile, il mese di giugno è iniziato l'insegna della solidarietà con la 14esima edizione di Ascolta l'Africa e poi con la festa nel parco, appunto. Dicevamo che la giornata estiva ha favorito la partecipazione del grande pubblico di tante associazioni, dallo sport con i tornei di pallavolo, calcio, basket, pesca, mountain bike, ad esibizioni di ginnastica artistica, rugby, badminton, equitazione, golf, alle mostre di pittura, ai laboratori didattici, di protezione civile, fino allo step sullo scrivere ed acquari tematici, esibizioni anche di ballo e passeggiata ecologica, insomma ce n'era per tutti i gusti, spazio alla solidarietà con la presenza dei gruppi di volontariato e spazio animale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla protezione dei migliori amici dell'uomo. Sarà proprio l'associazione Animals Angels, protagonista del prosieguo della Festa dell'Acqua il 22 e il 23 giugno prossimi, sempre presso il Parco Acquedotto, con una serata danzante e la manifestazione Coda in Festa, esposizione canina non solo, ma una vera e propria festa degli animali.